Buongiorno, dottore. Mi guardo e mi vedo senza volto. Non ho occhi, non ho naso, non ho bocca. Ho perso la mia identità, ho perso il mio io. Umiliazioni e offese ricevute hanno fatto sì che io non ami più il mio volto. Così dico al mio analista e mi metto a piangere. Poi torno a casa e passano i giorni. Giunge il compleanno di mia figlia Celeste. Mio marito le regala un piccolo specchietto interattivo. Mia figlia lo guarda e clicca i pulsanti. Ascoltiamo la musica. Sono un piccolo specchietto, sguardo e poi rifletto, premi il fiore o la farfalla, scoprirai quanto sei bella. La farfalla è qui per insegnare ABC. Nello specchio c'è un visino, due begli occhi ed un nasino. Ma chi è? Sei proprio tu. Torna presto a far Mia figlia Celeste si guarda allo specchietto e sorride. Iniziano allora a scorrere davanti agli occhi della mia fantasia quadri di donne che si guardano allo specchio. La prima di esse mi parla e mi dice: Il volto, cos'è il volto? Una semplice parte del corpo costituita da occhi, naso, bocca, capelli? No, è molto di più il volto. È l'involucro che cela lo scrigno della psiche. È lo specchio di un mare di emozioni e pensieri che ci portiamo dentro. Tutto questo è il volto, ogni volto. Così odo con la fantasia ed ecco una seconda donna che si guarda allo specchio mi appare. Mi dice: c'è chi guarda il proprio volto riflesso per pura vanità, per amor proprio, per un'impennata narcisistica eccessiva. No, non è questo che ti consiglio, mi dice la donna, poi aggiunge: ci si può guardare per volersi bene, per apprezzare quegli occhi, quella bocca, quel naso che celano le emozioni del cuore. E il volto è il sigillo di un io che riprende a vivere. È una porta che si apre per inserirci nella dimensione della relazionalità. Così odo ed ecco un'altra immagine femminile che si guarda allo specchio mi appare. Io le dico: mi cerco e non trovo che il muro del pianto, raccogli i miei cocci e ricostruiscimi. Ed ecco, mi pare che il mio volto sia un puzzle rotto. Dottore, lei può mettere di nuovo a posto le tessere di questo puzzle. La donna che si guarda allo specchio mi dice: non avere paura di te stessa. Non odiare il tuo volto. Accoglilo con benevolenza, anche se è imperfetto. Non è la bellezza estetica che conta. Ed ecco un'altra donna che si guarda allo specchio mi dice: osservandomi posso scoprire che ho un brutto naso, una brutta bocca, occhi non belli, ma ugualmente posso accogliere con benevolenza il mio volto.
anche. Ed ecco, dottore, un'altra donna mi appare. Mi dice: prendi lo specchio che reggo in mano, guardati anche tu. Ancora io non ho il coraggio. Temo che il mio volto non mi piaccia. Temo di essere quello che sono. Il volto mio mi spaventa, dottore, poiché mi spaventa il mio io. La prego, srotoli il gomitolo dei pensieri e delle emozioni che mi porto dentro e sciolga i nodi del filo della mia psiche. Solo così potrò vedere il mio volto. Ed ecco, un'altra donna mi appare. Mentre si guarda allo specchio mi dice: ti faccio l'elogio dell'imperfezione. È bello accogliere anche un naso non perfetto, una bocca un po' grande, occhi non risplendenti. È bello accettare i propri limiti fisici ed estetici. Mentre così mi dice la donna, io rifletto. Dottore, vorrei distruggere tutti gli specchi che ho in casa per non vedere più il mio volto. Una volta da adolescente guardai una mia foto e vi sputai sopra. A tal punto mi odiavo. Ecco, dottore, un'altra donna che si guarda allo specchio mi appare. Il blu del suo abito mi ricorda il colore del cielo e del mare. Si guarda allo specchio e mi dice: vuoi vederti? E io rispondo: no, perché sono la più brutta di tutte le donne del mondo. Disprezzo il mio volto, non lo amo. E mi giungono ricordi della mia vita di adolescente. Figure di madri che mi umiliano. Figure di donne adulte che deprezzano me ragazzina. Desiderio di nascondere per sempre il mio volto. Ed ecco, dottore, un'altra donna che si guarda allo specchio mi appare. E dice: specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Poi aggiunge: lo specchio dice che la più bella del reame non sono io. E infatti il mio volto non è perfetto. Ma non per questo non lo accetto e non lo stimo. La bellezza trasuda anche da particolari irregolari. È la bellezza di un io che rifulge di emozioni creative, di sentimenti buoni, di luci e riflessioni. Nello specchio getto il volto della mia psiche ed è questa che fa la differenza. Ed ecco, dottore, guardo un'altra donna. Il rosso e il giallo del suo abito mi inondano di luce. Mi dice: vieni, guardati insieme a me. Ma io rifuggo, ho paura. Non amo il mio volto. E penso a come abbia fatto mio marito a innamorarsi di me. Glielo chiedo ed egli mi risponde. Mi dice: il tuo volto è un puzzle che si è rotto. Io vedo le varie tessere sparse. E mi piace l'idea di ricomporle. Ed ecco, dottore, a tali parole io mi sdraio sul divano. Trovo il coraggio di avvicinare lo specchio al mio volto. E vedo mio marito alle prese con tante tessere di un puzzle. Dallo specchio egli mi parla e mi dice: è l'amore che mi permette di unire le varie tessere. È un sentimento di bene che mi consente di ricostruire il tuo io. Ed ecco, nello specchio pian piano vedo le varie tessere riassemblarsi.
Sto per vedere il mio volto. Ed ecco, improvvisamente mi ritrovo in mezzo a un gruppo di donne davanti a uno specchio d'acque. Siamo tutte giovani ragazze e tra noi sta la dea Venere. Ella prende la parola e dice: siete di fronte al lago dell'amore. È l'amore dell'uomo che vi ama mantenere limpide le acque di questo lago. E voi lì potete vedere il vostro vero volto. Ed ecco, dottore, anch'io mi specchio e vedo i miei occhi, il mio naso e la mia bocca. Li vedo al centro del lago stagliarsi sulla mia veste arancione. Giunge una brezza leggera, lo specchio d'acqua del lago si increspa. La mia immagine riflessa parla e dice: io sono te. L'uomo che ti ama ha ricomposto il mio volto e ora tu ti puoi scorgere. E io dico: specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Dal lago emerge una voce, è la voce di mio marito che dice: ogni donna è la più bella, purché trovi qualcuno che ricomponga le tessere del suo volto. Io ho trovato te, rispondo alla voce di mio marito. Egli emerge dal lago e ci abbracciamo. Ho ritrovato il mio volto.